Ragazzi, e niente, siamo qui in Alto Adige dal Motoservice perché ci tengo a fargli un po' di pubblicità, che è stato gentilissimo a prestarci la Starvax, la moto più potente al mondo elettrica. Tanta roba, cavolo. Era un po' che non vi portavo un video, dovevo portare un video veramente interessante. Questa è la moto elettrica più potente al mondo, Starvax. Starvax, adesso non mi ricordo come si chiama perché la pronuncia un po' zero. Gli ho messo sui Faba lui, come i miei, che uso sulla mia. Per fare motard, perché sarebbe da enduro, lui la usa per fare entrambe. E non vi nego che l'ho già provata, perché io dico sempre, quando si provano le moto bisogna provarle con calma, capire come vanno e tutto, perché una moto nuova che non ho mai provato si comporta stra differente rispetto alla tua. E quindi bisogna capire come gira, come va, tutto quanto. Quindi l'ho già provata, ho provato tutte le marce e fa paura. Allora in prima è forse la più bella perché è domabile in tutto. Puoi dare tutto, non succede niente, non all'inizio, se no si ribalta. Poi la quinta è indomabile perché ha troppa potenza, è un mostro, adesso vedrete bene. Così è folle, lampeggia e è folle. Questo è un telefono che si può estrarre, oh, roba strana. Schiacciare questo e quando è così è messa dentro la prima, si è tolta la folle, diciamo. Questo è il freno posteriore e questo è l'anteriore e non ha il freno posteriore lì. E niente, non ha il cambio ovviamente. Bisogna andare piano. Però in prima è domabile. Quindi ci sta, vi do tutto, una potenza allucinante, so che ci rendiamo conto, nella prima e ne ha 5, è assurda, bisogna stare un po' attenti in Alto Adige con i contadini perché si incazzano facilmente, quindi via da qua subito. L'ho già preso manetta un po', allora, così metti dentro la seconda marcia e qui entra la seconda, questa è la seconda potenza. Non ho dato ancora tutto il gas, adesso lo do tutto. Vedete il gas? Esagerata. Sul ghiaino parte la ruota come pochi. Ghiaccio sul polverone. Non segna quanto andavo, ma sono stato sopra i 100 qua, 110, 120. Dio che fa paura. Fa paura. Ecco. Allora vedete, questa è la seconda, schiacciando qua entra la terza. Ecco, adesso metto la terza. Adesso devo stare attentissimi, fa paura. Cioè non c'è tanto da scherzare, tipo in curva è impensabile il dar gas, perché poi la gomma fa... Devo prendere un po' di velocità e poi... Che mostro! Dico tutto! Lo segna la velocità! Ah no, ma le segna ben qua! 50 all'ora! Cazzo, l'aveva attivata il bro! All'ora, cioè vi rendete conto? Le altre moto non esiste che vanno così. Adesso voglio rivedere in quanto si alza, adesso che va quel... Boh, adesso mettiamo la terza marcia, raga. La terza, no, il quarto rapporto, che è fino al quinto e al cinque, quindi adesso fa paura, fa paura. Da tutto? Se si alza con la facilità. Nella mia si alza ai 100 all'ora, ma devi dare di peso, devi, tac, devi schiacciare giù la sospensione e dar gas qua. Qua è impensabile. Assurda, 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 assurda. Adesso niente, prova la quinta marcia. Quinta marcia è da stare attentissimi. Cioè non te la godi neanche perché è troppa potenza, non sei capace di dare tutto il gas. Quinta marcia, quinta potenza.
tutto, eh. Sesto, è senza l'ora, guardate la velocità. Vada. Qualcuno. Test freno anteriore? Se funziona? No, aspetta, ho spiegato quello sbagliato freno. Massimo è 130, non va di più. Wow, fa paura. Ma la velocità massima ho notato 100, hanno detto che abbiamo guardato prima 145 km/h, di più non va. E buon raga, il video lo faccio terminare qua. Fa paura, c'è una ventola di raffreddamento, la moto, sospensioni, non so come quelle del K, però c'è il leveraggio che il K non ha. E che dire, queste gliel'hanno tagliate, adattate, come facciamo noi, i motard noi, su moto da enduro, come questa è come un 300 da enduro, come la mia, ma rimane, è da enduro e gliel'hanno fatta adattata a motard, tanta roba. Ecco, la folle, è entrata la folle da sola, tanta roba anche quello, così io posso dare gas adesso e non succede niente, metti arriva qua qualcuno e fa così, dico la moto arriva in cima a quelle montagne lì, allora non è il caso. Freni Brembo, freni bruciati perché l'hanno usata in pista, hanno avuto la brillante idea di usarla in pista. E niente, questo è il mio adesivo. Fatemi sapere se il video vi è interessato, se il video è stato bello. E io valuto se portarvi un altro test di un'altra moto. Io ve l'ho già detto, ditemi che moto volete che testo. Io ho tante opportunità, parlo con tantissima gente. E quindi sono capace di fare belle cose. Bella gente. E boh, il video termina qua. Iscrivetevi al canale e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao raga.